Intanto, chi sono gli artisti del rimorchio o pick-up artist? Ovviamente parliamo di seduzione, diciamo, tra virgolette, finalizzata, diciamo, a scopi fisici fondamentalmente, a scopi, esatto, finalizzata a scopi, cioè lo scopo di questa seduzione non è quella finalizzata a creare ovviamente una relazione sentimentale affettiva, ma è legata proprio alla capacità invece di conquistare per portarsi a letto fondamentalmente o comunque per interagire. Poi ovviamente da cosa può nascere cosa, non è detto che delle relazioni che iniziano in un modo possono proseguire poi in un altro, anche se diciamo, gli artisti del rimorchio, questa possiamo dire community, è una comunità che si aggira nel mondo, che è nata diciamo, dai lavori di Mystery, che era un illusionista. Salutiamo Sissi, Mystery era un illusionista canadese che ha elaborato per primo, insomma, un po' di strategie per agganciare. È diventato famoso Mystery grazie al fatto che un Neil Young, adesso non so esattamente la pronuncia, comunque un giornalista del New York Times, andò a seguire i suoi corsi, ne ottenne dei benefici perché, diciamo, salutiamo anche Deborah, perché divenne un seduttore, questo Neil Young, e scrisse un libro che divenne poi un bestseller. Per quanto riguarda la seduzione, diciamo, da rimorchio, che il titolo è abbastanza introvabile. Io ce l'ho questo libro, adesso non so esattamente dove l'ho posizionato, ma comunque ce l'ho. E il titolo del libro è The Game, il gioco. Il gioco sarebbe proprio il gioco della seduzione, no? E il gioco della seduzione è quello di proprio portare a termine, diciamo, gli approcci per ottenere dei risultati. Tenete presente che si tratta in questi casi proprio di rimorchiare senza coinvolgimento, no? Perché diciamo, la malattia, tra virgolette, che può colpire gli artisti del rimorchio, che loro considerano, diciamo, una cosa negativa, è la wanite. La wanite, cioè essere, diciamo, frequentare soltanto una donna, la wanite. Però diciamo che tutto sommato l'artista del rimorchio può aiutare in alcuni casi a far sì che gli uomini perdano, diciamo, un po' di timidezza, soprattutto nelle fasi d'approccio con le donne, perché diciamo che lo svantaggio dell'uomo ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, diciamo, dell'uomo rispetto alla donna nel gioco della seduzione, no? Perché che vada o non vada, diciamo, è l'uomo che comunque deve investire per iniziare un approccio. Questo perché, ovviamente, se un uomo non approccia nessuna, ma sì, potrà anche incontrare delle donne che sono anche disponibili, che gli fanno intendere, eccetera, però normalmente, se vuole, deve fare qualche avance, deve provare in qualche modo. È ovvio che c'è da dire che una delle cose fondamentali per quanto riguarda gli approcci è proprio il superare l'ansia da timidezza, no? E il modo migliore per superare l'ansia da timidezza per gli uomini è provarci fondamentalmente, no? È evidente che se un uomo, diciamo, fa tre approcci all'anno, per fare un esempio, avrà molta più probabilità che le cose non vadano bene e avrà anche, più probabilità di non ottenere dei risultati, mentre uno che fa sistematicamente, diciamo, una media di 3-5 approcci al giorno, beh, avrà sia per la legge dei grandi numeri, sia imparerà. Diciamo che questo qua che fa 3-5 approcci al giorno, sicuramente dopo un po' l'approccio diventerà una cosa spontanea, una cosa naturale.
Perché secondo me, diciamo, approcciare le donne è un po' come giocare a scacchi, fondamentalmente. Non si dimentica mai, no, di giocare a scacchi, perché io, ad esempio, avevo fatto anche dei tornei di scacchi ai tempi dell'università, e diciamo, ma tornei, insomma, beh, me la cavavo bene, benino, insomma, a scacchi. E quindi uno si rende conto che a scacchi più giochi e più migliori, un po' come tutte le cose, no? Ovviamente, come tutti gli sport anche. Però adesso è venuto in mente il gioco degli scacchi perché è un gioco di strategia. Il gioco di seduzione deve essere un gioco di strategia. Ovviamente non si dimentica mai giocare a scacchi. Adesso sono anni che non gioco. Se mi mettessi a giocare, giocherei lo stesso, ma mi servirebbe veramente un bel po' di training per ricordare per ricordarmi come fare, per ricordarmi le strategie, per ricordarmi un po' come agire fondamentalmente. Quindi questo credo che sia un qualcosa di importante, no? Quindi ovviamente la persona che prova tante volte al giorno, sicuramente fallirà più dell'altro quantitativamente, fallirà molte volte di più, ma sarà anche l'unico dei due che con il tempo migliorerà gli approcci e con il tempo raggiungerà il successo. Anche se, diciamo, salutiamo Roxy, anche se ricevi tanti no, come possiamo dire, al decimo no sarai comunque migliorato rispetto al primo. E questo è il punto fondamentale, quindi una delle regole fondamentali dei pick-up artists, ma è anche la mia, è quella di approcciare, approcciare, approcciare. Se impari questo, beh, piano piano, otterrai sicuramente dei miglioramenti, otterrai sicuramente dei miglioramenti. E dicevo, il vantaggio dell'uomo è quello che e a lui spetta l'approccio, a lui spetta di fare lo sforzo di approcciare. Ovviamente c'è anche lo svantaggio, che deve investire delle energie e quindi, come dire, non c'è nulla è positivo e nulla è negativo, no? Nella seduzione la donna deve giocare più di rimando. Salutiamo Gina De Cassa, nella seduzione la donna deve giocare più di rimando, anche se oggi ci sono delle donne che in qualche modo ci sono delle donne che in qualche modo fanno anche delle avance e tutto, però rischiano dei meccanismi di squalifica. Ora, quindi, quali sono le fasi del diciamo cosa fa il pick-up artist? Beh, intanto è l'artista del rimorchio, quindi deve rimorchiare. Ovviamente il rimorchio parte necessariamente con la fase dell'approccio, cioè non c'è verso. Se vuoi conoscere una donna, devi approcciarla, devi fare qualcosa. Ovviamente ci sono anche degli approcci che sono praticamente scontati, cioè se sei, che ne so, in casa di amici e Tizio ti presenta un amico, ti presenta una ragazza, una donna. Beh, allora non ottenevano, cioè allora la fase dell'approccio è praticamente svanita. Ma prima dei pick-up artists non è che gli uomini non erano imbranati o no, cioè è come tutte le cose della vita, no? La seduzione è un fenomeno naturale, no? Perché fa parte dell'istinto, anche gli animali non fanno i corsi di seduzione, eppure si seducono. No? Pensate al pavone che fa vedere la sua coda. Tra l'altro ci sono anche delle assonanze fondamentalmente, quindi è un fatto sicuramente istintivo, però negli uomini, a differenza, ecco, però noi siamo peggio degli animali da questo punto di vista, perché il corteggiamento degli animali è stereotipato, no? Avrete tutti visto un piccione che corteggia una femmina di piccione, la piccioncina, diciamo così, e più o meno fanno tutti le stesse cose, non gli fanno questo gorgoglio, diventano un po' più grossi. E
ogni animale, ogni razza animale ha il suo stereotipo, però gli animali lo fanno tranquillamente. Non hanno la timidezza, cioè non esiste l'animale timido. Poi è ovvio che nel mondo animale ci sono dei privilegiati, no? Il maschio più forte è quello che ha accesso a tante donne, perlomeno nei mammiferi. No? Nei mammiferi il maschio alfa è quello che nel branco praticamente ha accesso a tutte le donne, e i maschi beta no. Infatti quando nei branchi, negli animali da branco, ci sono anche degli scontri, no? Il vecchio leone può essere scacciato dal nuovo leone e quindi vivere una vita di solitudine senza femmine. Ma questo vale anche nei delfini. È vero, il piccione non va in terapia se viene rifiutato, brava, brava. Gli animali da questo punto di vista sono molto più spontanei. Gli esseri umani possono avere dei blocchi. I blocchi sono dovuti principalmente alla riflessione, no? Alla riflessione, a dire ma come mai, ma questa qua non mi vuole, sono sfigato. Ma questo vale in tutto. Gli esseri umani sono peggio degli animali da questo punto di vista, anche per quanto riguarda la paura. E beh, certo che una zebra ha paura quando vede un leone e scappa, e l'adrenalina corre a mille, ma poi se riesce a fuggire torna tranquillamente a brucare l'erbetta. Io ho visto persone che hanno subito una rapina, per dire, a Torino, e che dopo aver subito quella rapina, erano complessate, avevano paura di uscire di casa, avevano paura a fare qualunque cosa. Perché temevano che si potesse ripetere questo evento qua, anche se diciamo che la statistica che subisci due rapine, per dire a Torino, in centro, di giorno, è veramente rara. Quindi noi ci complichiamo la vita da questo punto di vista rispetto agli animali, perché la zebra, dopo 2 minuti che è scappata dalla gazzella, si torna tranquilla, normale, il cuore torna normale, l'adrenalina sparisce. E quindi negli esseri umani, più che negli animali, c'è bisogno, diciamo, di migliorare, c'è bisogno di lavorare. È ovvio che una volta si approcciava lo stesso, diversamente magari, c'erano diversi metodi. Questo è un. Ovviamente, però, veniamo quindi all'approccio. Quindi la prima cosa che deve fare uno che vuol diventare un pick-up artist è fare degli atti di coraggio, cioè se è timido deve farsi passare la timidezza, se non è timido di suo meglio. Quindi ci devono essere un numero di approcci sistematici. Ci devono essere un numero di approcci sistematici, esatto, è come se il presente si blocca nel passato, come se il passato viene fuori nel presente, esattamente. Quindi, poi una cosa che fanno gli uomini, questo può essere un po' brutto, i pick-up artist, un'altra caratteristica del pick-up artist è di dare un valore alle donne, di dare un valore alle donne, un valore solo su base estetica, ovviamente. Quindi sentirete i pick-up artist che diranno: ho approcciato una 7, ho conosciuto una 8. Mi sono fatto una 6 per dire, e danno un punteggio esteticamente basato sull'estetica, insomma. Ovviamente il voto è più o meno quello scolastico, diciamo. Sei la sufficienza, mi sono salvato, non ho capito in che cosa mi sono salvato. Comunque, sei la sufficienza, 5 è l'insufficienza. No, io non do voti a nessuno. Ovviamente partendo dal fatto che una top model è 9, 10, per fare un esempio, no? Loro mettono una ciofecona è, che ne so, 4, e poi ci sono tutte le vie di mezzo, insomma, 5, 6, 7, 8, insomma. Questa è una valutazione puramente estetica, no? Ovviamente questa valutazione è puramente, secondo me, soggettiva, e secondo me è anche stupido fare una valutazione, insomma, dell'estetica, anche perché se a uno piace, cioè non è bello ciò che è bello, ma è bello
ciò che piace. Lo so che hai seguito i corsi dal vivo, ma non ho mai fatto corsi di pick-up artist. Quindi, ovviamente, non devi sentirti, ecco, una delle cose fondamentali, il voto potrebbe avere un senso soltanto, il voto potrebbe avere un senso soltanto da un punto di vista, no? Qual è l'unico senso del dare un voto? Che secondo, diciamo, la tradizione del pick-up artist, una donna bella, diciamo, che potrebbe essere un 8, un 9, insomma, lasciamo perdere il 10, che loro nel 10 mettono la supermodella fondamentalmente, è abituata ad essere approcciata frequentemente, no? E quindi, siccome la supermodella è abituata ad essere approcciata frequentemente, o comunque ed è abituata soprattutto a uomini che quando l'approcciano la elogiano, no? Quando l'approcciano dicono che bella che sei fantastica, eccetera eccetera. E quindi, se fai un'interruzione di schema e snobbi la superbella, è più facile che lei, creandole un'interruzione di schema, per qualche motivo si veda interessata a te. Questo è un concetto interessante, no? E lo diceva anche, mi sembra, qualcuno, non so se Gianni Agnelli, qualche volta lo diceva anche Gianni Agnelli, mi sembra, tratta la donna bella, lui diceva la principessa, trattala da serva, e tratta la serva da principessa, perché entrambe, magari mentre la bruttina è poco abituata, diciamo, a essere corteggiata, la superbella è anche abituata a essere corteggiata. Poi c'è un'altra figura interessante nel mondo del pick-up artist, che è una figura interessante, che è come potremmo definirla, è una donna che viene chiamata, è un uomo che viene chiamato l'MDF. È scontato, no, ma queste sono le valutazioni che fanno loro, cioè secondo i canoni standard di bellezza, no? I canoni standard di bellezza oggi sono quelli delle modelle, diciamo, non sono quelle delle chiattone. Una chiattona, diciamo, vale meno, anche perché loro basano solo sull'estetica. Ma comunque, al di là di questo, no? È ovvio che una donna magari piacente viene, diciamo, approcciata più frequentemente, e una donna meno piacente, diciamo, viene approcciata di meno, per cui, oppure viene considerata di meno. Per cui fare un po' il contrario è molto importante come tipo di approccio, è molto importante perché questo permette di ottenere, diciamo, un'interruzione di schema, e l'interruzione di schema è una delle cose fondamentali. Allora, comunque, la valutazione diventa controproducente nel momento in cui vai a approcciare una donna particolarmente bella, perché se tu le dai un voto alto, più ti sentirai inadeguato. Quindi la cosa interessante è che tu non devi sentirti inadeguato, puoi approcciare una donna bella, una donna brutta, insomma, devi provare ad approcciare, questa è la cosa fondamentale. Anzi, più la donna è bella, più dovresti essere irriverente. Anche perché poi, diciamoci la verità, magari una donna che esteticamente le dai 10, poi effettivamente nel suo complesso vale magari molto di meno. Quindi noi dobbiamo, almeno secondo la mia opinione, gli uomini dovrebbero impararsi a distaccarsi dall'aspetto estetico vero e proprio. Perché poi l'aspetto estetico sicuramente è importante, ma una persona va vista nella sua completezza, insomma. Questa è un'altra categoria. Poi c'è un'altra categoria, no? I pick-up artist dividono anche le donne in due macro categorie: la brava ragazza e quella, diciamo, trasgressiva.
È brutto dire la poco di buono, ma la ragazza, la donna più trasgressiva. Quindi anche qua i pick-up artist ignorano, no? Tutte le 50 sfumature fondamentalmente, no? Quindi questi sono dei limiti, ma diciamo che ovviamente siccome il gioco della seduzione del pick-up artist è un gioco, beh, quindi dovresti fare queste due etichette, no? Perché poi quella che giudichi istituzionale, che poi ha un senso, quella che giudichi istituzionale, molto istituzionale, dovrai sotto sotto presentarti come trasgressivo, e a quella che vedi come molto trasgressiva, che riceverà delle cose, dovresti presentarti un po' come istituzionale. Ma questo in un secondo tempo. In un primo tempo, a una ragazza istituzionale, estremamente istituzionale, devi farti vedere come istituzionale pure tu, perché questo è l'aspetto del mirroring, è l'aspetto del ricalcare. È ovvio che se una donna è molto, molto istituzionale, devi fare un invito istituzionale. Ci vediamo domenica a messa, ci vediamo alle 11 per la messa. Guarda, mi fa piacere, ti ho vista, mi piaci, vedo che abiti qua vicino. Guarda, io alla domenica vado sempre a messa. Vado nella chiesa X, oppure ci possiamo vedere nella chiesa dove vai tu, no? Ci vediamo a messa, così poi dopo magari facciamo due chiacchiere nell'oratorio, non lo so. Quindi sembra strano, ma una donna che ha questa vocazione religiosa, poi dopo dovrai manifestare la trasgressività, ma inizialmente puoi fare anche colpo, insomma, perché dici, ah, con tutti questi stronzi che ci sono. Beh, questo ovviamente come accade? Questo accade quando diciamo hai due formazioni in più, perché poi ci sono due tipi di approccio, no? Ci sono gli approcci a freddo e gli approcci a caldo. Gli approcci a freddo divento un professionista, bene? Ci sono gli approcci a freddo e gli approcci a caldo. Cosa vuol dire approccio a freddo e approccio a caldo? Beh, approccio a freddo è che tu non conosci nulla di quella donna. È una che io vedo per strada la prima volta, non so chi sia, non so se è single, se è sposata, che lavoro fa, cosa non fa, non so niente. E quindi ci sono delle strategie che adesso poi andremo a vedere per gli approcci a freddo. Poi ci sono gli approcci a caldo. Gli approcci a caldo vuol dire che io ho informazioni. So, magari, che ne so, qualcuno mi ha dato delle informazioni, mi dice che quella ragazza lì frequenta la chiesa, alla messa, la domenica va a messa, per dire. Ho questa informazione. Anche soltanto questa informazione si chiama un approccio a caldo, questo, perché io quando l'approccerò, beh, le dirò subito, ma magari che ne dici, ci possiamo vedere a messa una domenica. Vado subito, diciamo, se ho delle informazioni, no? Oppure magari sono andato, so come si chiama, per dire, sono andato a vedere il suo profilo Facebook, il suo profilo Instagram. Certo è che se una sul profilo Instagram mette tutte foto in intimo, scosciata, con le tette di fuori, il culo di fuori, sarà difficile, no? Considerarla una ragazza istituzionale, non le dirai di andare, anche se dopo l'istituzione la trarrà. Bisogna però inizialmente, nella fase iniziale, utilizzare quel principio della PNL, che è un po' il principio del mirroring, no? Gli approcci a freddo, diciamo, certo, gli uomini magari possono aver perso coraggio, sono quelli che richiedono più coraggio e sono anche tutto sommato più rischiosi, no? Sono più rischiosi, ma sono anche belli fondamentalmente, perché nell'approccio a freddo tu non sai assolutamente niente di questa persona. Ovviamente l'approccio a freddo è quando uno la incontri, diciamo, che ne so, al supermercato, perché già se tu la incontrassi, faccio un esempio, in un locale di musica latinoamericana, potresti avere delle informazioni in più, fondamentalmente, no? Per come si veste, per come atteggia, potresti guardarla. Quindi sarebbe un approccio a freddo, ma un freddo meno freddo fondamentalmente, no? Perché magari se tu frequenti una, diciamo, che la vedi in quel locale lì, magari puoi avere diverse informazioni.
Se invece l'approccio è con una persona che tu non conosci proprio, che lo vedi in un posto neutro, come potrebbe essere il supermercato, nel supermercato vanno tutti, e allora è un approccio veramente a freddo. E allora devi imparare a manifestare la tua sicurezza. La sicurezza in te stesso, questo devi tenerlo presente, la sicurezza in te stesso è la qualità maggiormente attraente agli occhi di una donna. Secondo me è molto di più attraente la sicurezza che dimostra, ad esempio, rispetto all'aspetto fisico, alla macchina, ai soldi. Molti uomini che sono insicuri di se stessi pensano che le donne vanno solo alla ricerca di, che ne so, della macchina bella, dei soldi, eccetera, eccetera. Certo, alcune donne può essere quelle le sciampiste, diciamo, quelle bisognose, ma la sicurezza non è un accessorio che puoi indossare, no? La sicurezza si trasferisce nell'azione, fondamentalmente. Non c'è sicurezza se tu non fai nulla. Puoi sentirti sicuro di sé, sicuro di te, soltanto mentre agisci. Ecco, diciamo che la sicurezza si costruisce con le azioni, devi agire e devi agire tu. Questo è il punto fondamentale, no? La sicurezza sta in quello che fai, sta nei tuoi comportamenti, nelle tue azioni. È ovvio che proprio per questo motivo, più io faccio degli approcci, più una persona fa approcci, più, soprattutto se una persona è intrinsecamente timida, un uomo più farà, più diventerà sicuro, no? Perché anche qua, se fai 3 approcci, 5 approcci al giorno, in un mese ne hai fatti 150, beh, diciamo che al 150esimo sarai sicuramente più sicuro che al primo. E tra l'altro, ci sono anche delle cose interessanti, no? Fondamentalmente. Ad esempio, se, che ne so, se incontri una ragazza o una donna da qualche parte, potrai dire delle cose, tra l'altro utilizzando anche delle strategie, no? Dell'illusione, o mentre fai questo, fai anche quello, no? Per dire, devi portare una tua amica ti chiede, ad esempio, ah, mi accompagneresti? Ecco, la cosa che devi evitare è di fare il taxi driver. Allora, se lei ti dice, ah, devo andare, che ne so, a fare shopping lì, mi accompagni? E tu quello che devi dire. Quello che devi dire è, diciamo, quello che devi dire è praticamente una frase del genere. Dai, sì, ti accompagno io, però prima passiamo da me che a bere qualcosa, a bere una tisana, non so, puoi dire, metti una cosa legata a un'altra, no? Cioè, le fai capire che io ti accompagno, però prima vieni su da me, vediamo un po', facciamo 2 chiacchiere, insomma. Se lei accetta, diciamo che hai già fatto un po' di lavoro fondamentalmente, perché hai trovato un campo affermativo. Comunque la sicurezza è data anche da quanto tu pensi di essere, è anche un fattore interiore, no? Sei sicuro se ti credi, se pensi di essere sicuro. La sicurezza non è un fattore oggettivo, dipende veramente da come tu ti senti. Allora, come fai a diventare più sicuro? Visto che la sicurezza è una qualità fondamentale, allora per sentirti più sicuro devi utilizzare delle strategie. Ad esempio, guardati allo specchio, prova a muoverti, allenati, cerca di fare qualche variante ogni volta. Devi entrare nell'ottica dello sperimentatore. Io faccio degli esperimenti, guardo quegli esperimenti che escono, ma mi distacco dal risultato. Che ne so, provo una volta ad approcciare con un profumo, una volta ad approcciare con un altro profumo, provo a dire una frase, a dire un'altra frase, a cercare di capire molto rapidamente la donna che ho davanti per poterla approcciare. E la sicurezza è fondamentale.
Ovviamente riesci, la sicurezza non prevede che tu non sbagli, anzi, gli sbagli fanno parte proprio del diventare sempre più sicuro di te, di diventare sempre più bravo. Ogni errore è un insegnamento. Se vuoi diventare brava a sedurre, ad approcciare, devi mettere in atto che ci saranno tanti rifiuti, devi permetterti, devi concederti il lusso di sbagliare, mettendoti in gioco, perché se non ti metti in gioco non apparirai sicuro per nessun motivo. Non devi assolutamente preoccuparti se ricevi un rifiuto, non devi assolutamente preoccuparti se fai una brutta figura. Tutti nella vita ci troviamo ad affrontare delle brutte figure, ci troviamo ad affrontare dei rifiuti. Il successo si ha se tu non demordi e se tu mantieni alto, diciamo, il tuo umore fondamentalmente, no? Se impari a ridere di te, forse non sai che uno dei maggiori impedimenti è proprio la paura di fallire. E quindi l'unico modo per non avere paura di fallire è fallire, cioè andare dinanzi al fallimento ridendo. E questo è il concetto fondamentale. Non devi assolutamente fregartene di fallire, perché ci deve essere fallimento. Se uno non accetta il fallimento, non diventerà mai un pick-up artist, non diventerà mai un seduttore. E quindi devi prepararti ad approcciare. L'importanza dell'approccio è che se sei sicuro verrai etichettato, come dicevamo prima, come quello che viene visto come maschio alfa. Il maschio alfa, diciamo, è un uomo che ha, diciamo, delle caratteristiche, non è legato all'essere attraente, non è legato necessariamente all'aspetto estetico, non è necessariamente legato all'aspetto estetico, è dato da tutta una serie di fattori. Ovviamente, come dire, se sei una persona bella, esteticamente bella, sicuramente avrai più possibilità. Quindi, per essere sicuro, io suggerisco, no, Saitta niente, no, grazie Crazy dell'offerta, ma no, Saitta no, no, io se vado eventualmente ogni tanto vado al tango, ma no, Saitta dalle carampane, niente, comunque puoi farmi sapere, mi offro come imbalsamatore. Quindi, l'esercizio qual è? Allora, ci sono degli esercizi che sì, no, ma ti ringrazio. Magari una volta, dai, combineremo. Adesso non ho tanta voglia, sinceramente. Allora, questo esercizio, diciamo, si basa ad esempio sull'ancoraggio emozionale. La PNL, che tra l'altro io spiego nel seminario, Massimo Teramasco, è un qualcosa. Che io spiego nel seminario Massimo Teramasco, è un qualcosa che si può utilizzare, diciamo, per migliorare la sicurezza. Il modo migliore è ancorarsi a uno stato d'animo positivo. L'esercizio è facile da fare, diciamo, non è difficile, basta che entri in uno stato d'animo positivo, ad esempio sentendoti, ripensando, diciamo, a un momento della tua vita in cui ti sei sentito particolarmente sicuro. Se non esiste un momento della tua vita in cui ti sei sentito particolarmente sicuro, te lo inventi, te lo crei attraverso la fantasia. Sfruttiamo il fatto che il nostro cervello non distingue tra qualcosa che è pensato oppure qualcosa che viene vissuto. A questo punto, mentre entri in questo stato d'animo potenziante, mentre entri in questo stato d'animo potenziante, puoi, diciamo, fare un'affermazione: io sono il migliore, io sono un seduttore. Ad esempio, chiudendo o unendo il pollice con l'indice, insomma, facendo un gesto e dicendo qualcosa. Se tu lo fai un numero di volte, necessario, quando eseguirai questo rituale in modo molto rapido, prima di fare l'approccio, entrerai nello stato d'animo della sicurezza, perché è uno dei concetti base che lo stato d'animo che viviamo è cruciale per il tipo di approccio che possiamo fare. Lo stato d'animo che viviamo è cruciale per l'approccio che possiamo fare. Quindi, quando vedi una ragazza che ti piace, prima di effettuare l'approccio,
prima di effettuare l'approccio, puoi mettere, diciamo, chiudere il pugno della mano e dire una certa cosa, fare una certa cosa. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, perché entrerai in uno stato d'animo positivo. Potresti dire io sono migliore, io sono unico, sono un seduttore, io piaccio alle donne, sono bello, sono intelligente. Questo è un punto fondamentale, no? Deve essere un'unica frase, deve essere un'unica frase che tu ripeti e ripeti più volte, perché ovviamente più la ripeti è un po' come ricaricare una batteria, no? Più la ripeti, più ottieni che diventerai sicuro di te. Ecco, quindi in questo modo tu potrai praticamente, diciamo, migliorare moltissimo fondamentalmente, non potrai diventare sempre più forte. Quindi ogni volta che schioccherai le dita o farai quella cosa, ripeterai quel mantra, riuscirai a raggiungere quello stato d'animo. Ovviamente bisogna farlo un po' di volte. Poi, ecco, una volta che sei riuscito a conoscere una donna, ad approcciare una donna, una volta che sei riuscita ad approcciare una donna, sei riuscita a, come possiamo dire, sei riuscita a fare la conoscenza di una donna, la prima cosa è uno scambio, no? Uno scambio, un numero di telefono, piuttosto che il contatto Facebook, eccetera, no? Ci deve essere la prima uscita, fondamentalmente. Ora, nella prima uscita, la prima uscita deve essere tassativamente un qualcosa di veloce e rapido, un caffè, un qualcosa che potrebbe anche avvenire, diciamo, a seconda dove l'hai conosciuta, potrebbe anche avvenire nella stessa giornata, nello stesso momento. Se l'hai conosciuta al centro commerciale, potresti invitarla a prendere un caffè, fondamentalmente. Quindi poi sarebbe importante che durante la prima uscita tu la porti in un luogo che per te è familiare. L'ideale sarebbe se la portassi, che ne so, in un bar, eccetera, se c'è qualche posto dove sei conosciuto, dove tutti ti conoscono, tutti ti salutano, tutti ti fanno preselezione, magari dove ci sono anche delle donne che ti salutano, che si vede che in qualche modo sono interessate a te. Questo sarebbe la cosa fondamentale, no? Sarebbe la cosa fondamentale. La cosa peggiore è accettare un invito dove lei è a suo agio e tu non sei a tuo agio, dove magari lei ti dice: "Eh sì, ci vediamo, ma con i miei amici, ci vediamo con i miei amici, se vuoi via". Ecco, questi rifiuti, questi inviti, rifiutali. Se lei ti dice: "Ci vediamo, andiamo in quel locale, sono tutti i miei amici", non ci andare. Dì: "No, guarda, ma faremo per un'altra volta allora, perché quella sera lì io vado già in un posto e mi spiace, devi assolutamente cercare di togliertela dai maroni, fondamentalmente, perché altrimenti se questa persona si manifesta, diciamo, in modo negativo nei tuoi confronti, cioè, in quel caso lì ti vuole fare dei shit test. Salutiamo la nostra Sissi. Invece è molto importante portarla, sarebbe molto importante portarla prima dove tu conosci delle persone. Poi devi restare lì. Se lei vedi che è disponibile, se lei vedi che ti dà dei segnali di gradimento, un'altra strategia molto utile nella seduzione, ovviamente, è saper riconoscere, questi gli spiego, tutti i segnali di gradimento, di rifiuto, eccetera, perché in questo modo tu potrai capire se il semaforo è rosso e se il semaforo è verde, fondamentalmente. Tieni presente una cosa fondamentale: se lei, ad esempio, si mette la minigonna, per dire, no? Esce con la minigonna, è ovvio che vuol farsi vedere le gambe e magari si aspetta che tu le guardi le gambe, magari le fai dei complimenti, le dici: "Ah, che belle gambe", per poi dirti: "Ah, guarda quello, mi guardava le gambe, si è messa la minigonna". E invece tu non devi proprio devi guardare in alto, solo in alto. Se lei invece, per dire, si mette la scollatura, si mette un décolleté, è evidente che lo fa perché vuol farsi vedere
le tette fondamentalmente, no? E tu devi guardare da altre parti, cioè non devi darle la soddisfazione, perché questo è uno shit test. Questo è uno shit test, è uno shit test che le donne fanno, no? Le donne fanno per capire quanto ti hanno agganciato, perché è evidente che se tu vedi una donna che esce e si mette la minigonna, non è che lo fa per farsi guardare il naso, no? E lo fa per vedere se ti aggancia. E quindi tu non devi assolutamente cadere nella trappola, non devi assolutamente cadere nella trappola. Se devi fare un complimento, fallo un complimento su qualcosa di ineffabile. Hai un bel sorriso, hai un viso solare, che ne so, qualcosa del genere. Hai un bel sorriso, hai un viso solare, sei simpatica, sei una persona piacevole. Questi complimenti che sono complimenti, ma che sono più complimenti, diciamo, un po' vaghi, no? Un po' vaghi. Ovviamente il body language che devi mettere in atto deve essere un body language da leader, non puoi mettere in atto un body language da morto di pippe fondamentalmente. Ecco, una delle figure che devi assolutamente evitare di fare è quella che viene utilizzata dai, come si chiamano, dai pick-up artist, che è l'MDF, il morto di F. Sapete che cos'è la F? Se tu fai il morto di F, ad esempio quello che guarda, si mette la minigonna e tu le guardi le gambe, fai la figura del morto di F, si mette la scollatura e tu guardi nel décolleté, tu fai il morto di F e quindi la donna ti classificherà come un morto di F. E i morti di F i morti di F non seducono, non sono seducenti, sono come dire, il canto del cigno, no? Della seduzione. Questo poi il body language, diciamo, lo spiego anche nel, come possiamo dire, lo spiego anche nel, quando facciamo il, come possiamo dire, il seminario sul canale Massimo Taramasco, dove faccio il seminario di, come possiamo dire, il seminario di PNL, di programmazione linguistica. Anzi, tutte le persone che volessero fare il seminario possono abbonarsi, abbonamento base, al canale Massimo Taramasco. Quindi è importante avere un buon body language, la schiena dritta, la testa alta, il petto in fuori, la camminata sicura, non coprirti mai la bocca mentre parli, gesti ampi. E non devono essere gesti frenetici. E poi ci sono anche, ti spiegherò anche altre cose, l'effetto Pigmalione, la traversata del potere. Ci sono tante strategie che possono essere messe in atto per conquistare, per sedurre, per approcciare le donne. Ma sono veramente tante, sono veramente utili e ovviamente. Tu devi immaginare, diciamo, di essere un uomo, di essere il re della foresta, fondamentalmente, no? Anche se sei in un locale, come si muove un uomo all'interno di un locale? Non si muove in modo frenetico come una scimmia impazzita. Pensate un po' agli animali, no? Quelli che vanno in un locale e ta, 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 si muovono come pallina da ping pong impazzita, vengono subito scambiati per MDF. Pensa al re della foresta, al leone. Il leone si muove lentamente, quindi tu non devi, se sei all'interno di un locale, stare lì con il radar a guardarti in giro. No, devi lasciare che siano gli altri a guardare te. Ti devi muovere mai di scatto, mai fare la pallina da ping pong impazzita, anche perché se poi una donna ti nota in un posto, per dire. E tu 3 secondi dopo sei dalla parte opposta, poi sei da un'altra parte, sei da un'altra parte, non dai modo alle donne di identificarti, no? Cioè, quindi mai fare la pallina da ping pong impazzita, mai fare la scimmia, perché sono proprio le scimmie, no? Quelle che saltano da un luogo all'altro, fondamentalmente. Ci sono tutta una serie di strategie che poi ti spiegherò, che sono sempre più importanti, ma ne parleremo in un altro video, perché ho visto che qua il tempo è già passato, quindi farò altri video su come rimorchiare, su come ottenere dei risultati, ma